Abbiamo con noi Silvio Maglioni, amministratore delegato di Texpan, un'azienda di medie dimensioni, che ha dedicato la sua giornata a Skillab per frequentare un'attività di formazione sul digitale. Oggi parliamo della quarta rivoluzione industriale. E ci fa piacere che gli imprenditori si avvicinino a questo tema. Quindi chiediamo a Silvio Maglioni cosa ne pensa di quello che ha sentito questa mattina e di come questo possa essere calato in una realtà come la sua. Allora, questo è il primo incontro a cui partecipo, dovrebbe esserci altri incontri. La presenza di me come imprenditore, ma ce ne sono altri, credo che sia indispensabile, perché se vogliamo tenere aperte le aziende, dico io, dobbiamo guardare avanti. Adesso non siamo, la fase della macchina a vapore l'abbiamo passata, la fase del terrorismo l'abbiamo passata, siamo ancora, diciamo, come azienda nella 3.0, la 4.0, se non ti attacchi alla 4.0, io credo che sei destinato a soccombere in tempi brevi. Per cui sapere, pur operando in un'azienda assolutamente tradizionale, cioè dove si fanno le cose, dove si fanno dei pezzi dei materiali, è indispensabile sapere cosa questa rivoluzione, che non è per niente silenziosa ma è effettiva ed è presente ed è tangibile, se uno pensa come è cambiato il mondo negli ultimi 10 anni, forse è cambiato più negli ultimi 10 anni che nei precedenti 100. Se uno pensa un oggetto come questo che è in tasca, cosa ci può dare, cosa ci può dire, e l'avessi fatto vedere 30 anni fa mio nonno, dice non è possibile. Allora le aziende, tante aziende purtroppo, cioè tutte le aziende sono ancora in un 3 punto qualcosa, il 4.0 c'è, è presente, bisogna attaccarci a questo carretto in un modo o nell'altro, perché sennò io dico non c'è niente da fare, siamo stati destinati a soccombere. Il fatto che ci sia un imprenditore qui è indispensabile, io dico, per la sopravvivenza dell'impresa e del tessuto industriale circostante, per cui questo è un elemento chiave. Ora, quello che ho sentito oggi è chiaramente anni luce rispetto all'operatività, però è indispensabile sapere cosa possiamo chiedere a queste tecnologie che fino a 4 ore fa non sapevo assolutamente che esistessero, o ne avevo la percezione ma non ne capivo assolutamente la profondità. Poi è chiaro che ci sono degli argomenti prettamente tecnici dove non ho, ho la percezione che cosa si può chiedere, ma non ho la tecnicalità perché non è il mio mestiere. Però è indispensabile sapere che cosa possiamo chiedere a queste tecnologie per guardare avanti. Sì, in effetti credo che l'aspetto fondamentale sia proprio quello di cogliere gli aspetti, diciamo, di vantaggio competitivo, no? Di un'azienda che oggi a disposizione queste tecnologie e capire quali possono essere quelle giuste per lei, no? Beh, indubbiamente ci permette di capire che cosa possiamo chiedere alla tecnologia per far essere più competitiva, più efficiente, più brava la nostra azienda. Cosa, ripeto, se non sempre, non ti aggiorni, sei perduto. In un mondo che va a questa velocità non c'è nessuna speranza di salvarsi. Vivi, sopravvivi, ma poi soccombi. Per cui il sapere almeno, poi uno può decidere, non mi infilo in questo filone perché il nostro prodotto è un prodotto tradizionale, quello che si vuole, però devi sapere cosa ti circonda. Questo corso ti fa capire, se no adesso ti ho parlato un professore politecnico che ha chiaramente uno scivile in materia non trovo la parola giusta per indicare cosa ci ha spiegato oggi, ma è comunque la sensoristica e la capacità di costruzione di banche dati che riesce su serie storiche a darti tutta una diagnostica su prodotti, processi che è inimmaginabile fino ad oggi, a dei costi assolutamente contenuti. Grazie.